Oh, buongiorno e buonasera ragazzi, o buonasera perché non so quando starete guardando questo video. Appunto, oggi terzo giorno di Football 22, bonus di accesso, abbiamo altre 200 monetine rosa che ancora non possiamo usare, ma attendete il 21 giovedì 21 aprile perché potremo usarle ragazzi, potremo fare diverse cose da giovedì, quindi appunto, anche oggi sarà un episodio un po' di preparazione per quello che succederà giovedì, perché arriveranno i campionati, le divisioni online, appunto, giovedì 21 aprile, mi raccomando ragazzi, quindi vedete un po' questo periodo come una transizione, un periodo di preparazione a quello che sarà, a quello che sarà appunto la nuova modalità che arriverà con le divisioni online, in cui potremo scalare le classifiche e guadagnare tanti soldi, magari anche riuscire a prenderci delle carte speciali. Vedremo insieme come funzioneranno anche le divisioni online. Quindi ripeto, vedete questo periodo come transizione, come preparazione anche per le vostre squadre. Fatemi sapere come sta andando con le sfide evento online. Oggi ci facciamo prima la Spanish League, poi andiamo con Worldwide Clubs. Vediamo l'altro bonus di accesso che abbiamo, altri 10.000 GP ragazzi. Mi raccomando, riscattateli anche voi andando sulla casella di posta, diciamo. Eccola qui, ricevi tutti e andiamo direttamente in campo. Oggi si va a vincere, eh? Soldi, soldi. Andiamo in Spanish League, ragazzi, sto preparando anche un video su quelle che sono le mie considerazioni, quello che vorrei avere in Dream Team e anche nel futuro di eFootball. Ci sono altre notizie che devo darvi, oltre alle mie, diciamo, le mie speranze, i miei dubbi e le mie certezze. Ci sono anche certezze ufficiali di ciò che sta preparando Konami per noi. Ok, perfetto, ragazzi, giochiamo contro il Getafe, eh? Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Nainggolan con il tiro a giro. Tra l'altro ho visto le statistiche di Nainggolan con i tiri a giro e ha tipo 63. Diciamo che non è il suo forte, non è il suo forte, però va tirato bene. Va tirato bene. Ragazzi, commentate assolutamente qua sotto il video. Voglio sapere il vostro bomber chi è. Il vostro bomber, la vostra macchina da gol. No! Porca Majoral! È lo steso. Mi sa che mi dà pure il rosso. Non ci credo. Ti prego, non mi dare nessun cartellino. Non l'ho fatto apposta. Mi è scappato il dito. Meno male, il Signore ci ha graziato. Il pelatone. Calcio di rigore o fuori dall'area? Scusi. Mamma mia! Vabbè, alla fine ci ha detto bene, eh? No! Aiuto! Che sfiga! Che sfiga! Non so che cosa è successo. Ci segna il Getafe. Carles Alegna, ex giocatore del Barcellona. Centrocampista. Mannaggia la miseria. Siamo sotto. Non so che cosa è successo. Qualcuno si è ubriacato là dietro. Abbiamo dei piccoli problemi in difesa, eh? Guarda questo che ha fatto. Elanga, si svegli. La prego. Ammazza quanto corre questo. Mazzo. Bravo. Bernabé. È un po' di culo anche per noi. Bernabé. Di destro, che di solito non lo usa neanche per salire sopra l'autobus, e invece lo usa qui. C'è stata una deviazione, però noi godiamo lo stesso. Noi godiamo lo stesso. Abbiamo bisogno di fare soldi per prenderci qualcuno. Qualcuno di forte. Ok, finisce qui il primo tempo. Andiamo direttamente al secondo. No, no. Fuori, porca Majoral, la tira fuori, ci grazia. Il gol da lui, no, ti prego. Non può segnare, non può farci questo. È sempre lui, il magico Romario. 2-1, la riprendiamo.
La riprendiamo. Grande Romario. Ma che è successo là al pallone? L'avete visto? Si era sfogato. Vabbè. 2-1. 2-1. Ma dov'hai, Romario? Sei andato dritto. Io ti dicevo di andare verso il pallone. Occhio qui. Occhio qui. Bravo, Robertino Carlos. Fai vedere tutta la tua classe. Ecco. Questo diciamo che era un po' un passaggio alla cazzo di cane. Ok, avanti. Fallo. Ma che ha fatto Ronaldo? È inciampato su se stesso. C'era una pietra là sopra. Che c'era? Le sabbie mobili. Guarda qua come li freghiamo, eh. Guarda qua, ancora. Non ci credo che se l'è mangiato Romario. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Ok, ragazzi, siamo alla fine. Portiamocela a casa. Sono punti importanti per noi, anche perché sblocchiamo un altro tier. Oh. Bella. Ronaldo comunque sull'esterno non possiamo farlo giocare, ragazzi. Ovviamente, già lo sapevo questo. Però devo anche farlo, devo anche toglierlo da lì e metterlo un po' più centrale. È sprecatissimo. 2-1 per noi, l'importante era vincere, ci portiamo a casa anche la prossima sfida, quindi la sfida numero 2. Adesso andiamo a vedere un po' come funziona bene. Guardate come crescono questi giocatori. Grande così, anche Romario sarebbe salito quasi, quasi, ci sta quasi Romario, eh. Ah, non è po non potenziato al massimo Romario, ricordavo di sì, invece no, ok. Bernabé è salito. Bissen, vabbè, questi sono quelli che abbiamo trovato nella nostra squadra di default, quindi non li abbiamo comprati, però 383 punti evento ottenuti, 234 punti al prossimo premio. Però come vedete la seconda sfida è andata, 2000 GP ricompensa evento e anche 1000 punti esperienza di allenamento. Perfetto, 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 sono molto 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 contento. Ok. Quindi, ragazzi, adesso ci facciamo anche Worldwide Claps e sotto a chi tocca. Vediamo un po' chi troviamo. Abbiamo la seconda sfida da fare. Numero massimo di partite 3, punti minimi 3. Quindi ci basta una vittoria anche per completare questa sfida. E che cavolo, ce la dobbiamo fare subito. Mi raccomando, voglio la mia squadra pronta. Schema di gioco, eccolo qua. Romario, Cristiano Ronaldo, Bernabé e Langa. Probabilmente al posto di Bernabé ci metteremo Zaniolo, però io devo potenziare un po' la difesa. Abbiamo Nainggolan che sta giocando e si è anche potenziato più uno, quindi stiamo andando bene, stiamo andando bene. E Langa, ragazzi, Elanga non mi sta piacendo moltissimo. Bernabé sì, forse più Elanga cambierei addirittura. Situazione strana per il nostro Elanga. Dobbiamo migliorare anche il nostro livello, stile di gioco. Mi raccomando, fatelo anche voi. Più lo portate in alto, meglio è. Ho cambiato anche lo schema di gioco. Ho messo un 4-2-2-2, però vedremo, vedremo come andrà. Andiamo al match. Ah, vedi che atmosfera. Ma non ci sta neanche un nostro tifoso. Neanche un nostro tifoso. Incredibile, incredibile. Comunque mi sa che la sua squadra si è chiamata proprio Juventus. Eh sì, si è chiamato proprio Juventus. Incredibile. Attenzione, attenzione qui, eh. Non facciamo cavolate. Con calma e circospezione. Guardate quanto pressano. Bravo Raja, bravo. Bravo Nainggolan. Ah, ho sbagliato, ho sbagliato. Capirai, c'ha pure Campbell in difesa, ragazzi. Fortissimo. Ho letto qualche commento di. Anzi, li leggo tutti i vostri commenti, ragazzi. Ho visto che molta gente. Mamma mia, subito Ronaldo pericoloso. Subito, eh. Molta gente l'ha trovato. Fatemi sapere come vi trovate, eh. Oh, ma come giochiamo? Ma come giochiamo? No! Mamma mia! Siamo partiti a bomba! Ma che. Vedete in cosa vorrei che migliorasse i football? Quelle situazioni lì. In cui l'avversario praticamente si è fatto passare la palla sotto le gambe per l'ennesima volta, senza minimamente avere quella animazione per intervenire, no?
Ci sono queste situazioni di palle vacanti o comunque di giocatori che passano accanto al giocatore avversario e non intervengono minimamente. Grande gol di Pirlo, come al solito, la maledetta. Grande gol, c'è da dire. Bella carta anche Andrea Pirlo. Ottimo, va bene, ci sta, ci sta. No, che si è mangiato Bernabé? Che si è mangiato? Mi scusi Bernabé, ma do la tirata. Bella. Vai Romario. Vai Romario. Romario! Sempre lui! Quanto è forte, ragazzi. Che bomba, Romario. Saltiamo l'esultanza. Rispetto. Non esultiamo, non esultiamo. Rispetto. Fair play. No, ho sbagliato, eh. Ho sbagliato alla grande. Meno male. Ho fatto bene a farlo uscire prima il portiere stavolta. Mi sono salvato. Meno male, fallo. Sì, fallo, palo. Sta giocando molto bene lui, eh. Matte 1492. Molto bravo, molto bravo. Allora, ragazzi, come sta andando il vostro football? Vi state trovando bene? Anche perché. Cioè. Grande cusura. C'è molta gente che si sta lamentando del gameplay. Ovviamente, è giusto, 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 è giustissimo. Però rispetto, diciamo, a un po' di mesi fa, la situazione è nettamente migliorata e migliorerà col tempo. Purtroppo bisogna avere pazienza. Non è facile creare un gioco totalmente da zero con un nuovo motore grafico, ragazzi. Specialmente con il Covid, con tutto quello che è successo anche in Giappone. Non è facile, non è facile. Non è stato facile e non sarà facile, però piano piano ce la stanno mettendo tutta e i risultati si sono visti, ragazzi. Le cose bisogna capirle, queste situazioni. C'è un piccolo problema qua, eh? Ok. Dai Romario. Dai Romario. Dai che sei il più forte di tutti. Romario! Immeritatissimo il nostro vantaggio. Super immeritato, lo dico senza problemi. Ma Romario è troppo forte. Troppo. Però. Guarda. Non riesco a difendere, ragazzi. Ho grandi problemi in difesa proprio. Non so se dipende anche dai miei giocatori, ma. Peccato. Potevamo portarcela a casa rubando. Ronaldo! Ma che sei magnato? Madonna, ragazzi, ma Ronaldo a pippone! Ma che te sei magnato? Scusi! Ma che sei. Non è possibile però, Ronaldo! Si svegli, eh? Ma che cazzo? No, vabbè, ragazzi, ingiustissimo questo. Ma che gol di me. Scusate, ma che gol di me, scusate. Non si è capito niente. Ronaldo. Ma come attraverso. Vabbè. Quanti pali, quante traverse. E finisce qui, ragazzi. 3-2. Bella partita, bella partita. C'è il nostro Ronaldo che ha qualche problema, eh? Qualche problema un po'. Insomma. Voglio dire, è potenziato al massimo. Abbiamo anche la carta speciale di Ronaldo. Ma che dobbiamo fare, eh? Che dobbiamo fare? Vabbè, ragazzi. Allora, direi che ci possiamo vedere nel prossimo episodio. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Vi voglio bene.